Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Sifu e dopo il mastodontico lavoro del primo video, che è venuto effettivamente lungo, oggi ci concentriamo sul secondo livello. Ho rifatto il primo dove sono morto una sola volta per una distrazione mia, quindi ho migliorato un pochettino la situazione dato che eravamo morti due volte. Durante il primo video, adesso siamo morti una volta sola. Ovviamente poi per l'episodio finale cercherò di migliorare e cercherò comunque di registrare il tutto per il meglio, anche se ho intenzione di fare una piccolissima chicca proprio per il finale, ovvero includervi il mio combattimento finale che ho fatto in live su Twitch proprio per farvi vedere il boss finale, quanto è stato frustrante per me doverlo completare. Quindi penso di incollare poi il combattimento finale appunto con quella boss fight. Detto ciò, andiamo a vedere cosa sappiamo del secondo stage. Quindi andiamo a vedere cosa sappiamo del secondo luogo, ovvero il club. Il club, un famigerato nightclub in città. Il proprietario è un amico intimo di Sean. Ricordo che suo padre si lamentava della sua frequenza a scuola e sembra che i clienti non siano molto meglio. Sean, l'ho incontrato diverse volte da... Ecco, qui... Secondo me, ripeto, c'è stato, come ho detto in live, qui c'è un bug del gioco che sicuramente fixeranno magari in qualche patch futura, dove appunto l'ho visto diverse volte da, in questo caso, bambino, dato che ho scelto il sesso maschile, no? Qui è come se ci fossero ancora i comandi di testo per selezionare maschio o femmina. Mio padre e suo padre si conoscevano in quanto maestri di Kung Fu. Non riesco a credere che abbia contribuito alle loro uccisioni. È coinvolto in un evento chiamato Burning che si svolge al club. Devo andarci presto, quando non c'è troppa gente. E infatti noi ci andiamo alle 7 di sera. Il club. Via, si comincia. If you're not on the list, you're not getting inside. Private party. Come back tomorrow. Ok. Buttato giù il buttacuori. Yeah? What do you want? Sean, where can I find him? Guys, we got a problem here. After all. Please don't hit me. Where is Sean? He's with the fighters for the burning. Only Sean's disciples have passes to get inside. We'll see about that. Ok, quindi il nostro obiettivo è prendere il pass per accedere appunto alla sezione del burning e incontrare Sean. Altra scena. Che sembra essere quella di John Wick. Porca miseria, mi sono fatto beccare come un cretino alle spalle. Però va bene, questa è buona perché mi serve questo. Tanto poi li rifarò comunque i livelli andando direttamente dal boss e perderò sicuramente molto meno tempo.
mid boss, il primo mid boss che incontriamo all'interno del gioco. Questa è la shortcut che si apre con la tessera del club. Immagino che sia l'unico modo per partecipare all'evento Burning. Quindi qua ci serve il pass, che ancora ovviamente non abbiamo. C'è addirittura un numpad. Avrò bisogno di un codice per questa. Al momento non so dove conduca. Quindi per il momento l'unica strada possibile è questa. Qua si vede l'evento del Burning. Possiamo vedere le anteprime. Quindi abbiamo trovato dove trovare l'evento Burning. Questi possono essere abbastanza tosti. Ecco. Questi due insieme effettivamente non sono un granché, perché è difficile stunnarli. E quindi sì. Bisogna farli fuori in fretta. Diciamo che la soluzione migliore è il calcio in avanti o il pugno in avanti per stunnarli, o spingerli da qua sotto se si riesce a farli, se si riesce a spingerli da qua sotto, ma conviene molto di più parare, stunnare e combatterci intorno, ecco, mettiamola così. Non mi ricordo se qua c'erano oggetti in particolare, ma credo di no. Le scommesse sono chiuse per stasera, a quanto pare. Watch yourself, he's tough.
Ecco, queste sono fastidiose. Si possono anticipare con il colpo sotto. Però bisogna fare attenzione. Conviene anche in questo caso parriare, se si può. Ecco, perché loro fanno queste spazzate fastidiose. Però, tutto sommato, si riesce a concludere qualcosa. Questi sono innocenti, non vi attaccano, sono semplicemente qui per guardare la... Sono qui solo per guardare le risse, niente di particolare. Ok, il nostro obiettivo, in poche parole, è scendere. Trasformato in elite, poco male. No, ma mi ha preso. Come ha fatto a prendermi? Assurdo questo. Questa proprio rubata sta kill. Peccato. Proprio rubata sta kill. Qui non si può passare. Altro mid boss. You were not supposed to be part of tonight's group. Questi li devi schivare nel momento preciso, perché altrimenti... Che altrimenti è un casino. Pass allievo. Con questo pass posso accedere direttamente al burning. Quindi abbiamo preso praticamente la shortcut per entrare direttamente dalla zona del burning. E poi ci consente di andare dal boss, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo preso la shortcut. E qui siamo nel backstage. Infatti, se andiamo verso questa porta, qui possiamo sbloccare una zona che abbiamo già visto. Infatti, se torniamo indietro, siamo nuovamente alla pista da ballo dove eravamo a inizio livello. Quindi, usando la tessera qui, arriviamo direttamente allo shortcut. Quindi possiamo entrare qua e poi direttamente da quel lato. Quindi andiamo di qua. Esatto, eccoci qua. Above this door are the three trials. Ci sono tre prove. In questo caso, dato che stiamo andando avanti per la storia, non faccio lo spavaldo. Se rispondessi fatti sotto, sfiderei praticamente tutti i combattenti che si trovano in questa zona. Sono pronto è la risposta pacifica, tra virgolette, poi prove invece è la domanda che si fa per andare con lore, no? Quindi con la storia. Agility, dexterity, endurance.
Quindi le tre prove sono queste. Potenziamoci. Io qua direi di sbloccare anche il calcio in avanti, che non è male. E poi continuiamo a sbloccare il pugno avanzato per renderlo permanente. Ok, prima prova. Qui ragazzi ogni volta dovete andare avanti perché non c'è una cutscene. È tutto buio ma non c'è una cutscene, quindi dovete continuare a camminare dritto. Io ogni volta me lo scordo e perdo mezz'ora qua. Una volta me lo sono ricordato. Dovrei dimostrare il tuo valore. Si apriranno le porte. Se non sbaglio questa qua si trasforma in elite. Oh, ok, sono riuscito a buttarla giù. Mi sembrano tutti elite, perché hanno tutta sta gran barra? Ok, in questo caso sempre risposta pacifica per dire Sean, risposta di lore per dire prove, oppure fatti sotto per combattere anche lei. Two more challenges lay ahead. Dexterity and endurance. But I'm afraid. Altre due prove. Questa ogni volta mi frega sempre con queste spazzate. Ecco. Questa sì, questa ogni volta mi frega, non... A meno, per il momento non ho neanche le mosse per poterla stunnare definitivamente. Più delle volte conviene all'inizio cercare di parare e counterare, perché senza le mosse per poterla stunnare è difficile. Scrigno del fuoco, un'antica scatolina, ha un aspetto familiare. Infatti se vi ricordate questa l'abbiamo già vista. Poi nel frattempo abbiamo ottenuto anche questo, allievo di Sean. Sean ha fondato la sua scuola di Kung Fu. Gli allievi utilizzano le mosse che utilizzava suo padre a suo tempo.
Hanno una base estremamente tecnica e sono in grado di difendersi dai miei colpi più veloci. Devo mantenere alta la concentrazione con loro. Questo per dire che appunto bisogna evitare, schivare, cercare appunto di fare i parry quando si può fare. Queste sono le tre prove. Agilità, so qualcosa in più sulla scuola di Sean. L'evento di stasera gli permette di selezionare un nuovo combattente da accogliere come allievo. Ci sono tre prove, ma in pratica soltanto i più in gamba possono farcela. E poi altre cose, alla ricerca di Sean. Il tipo all'ingresso mi ha detto che ho bisogno di un pass speciale se voglio vedere Sean. Avventori, non so se tutti questi clienti siano criminali, ma senz'altro amano alzare le mani. Qui abbiamo preso la tessera del Burning e poi niente, adesso possiamo andare avanti. Abbiamo trovato questo scrigno che per il momento non possiamo sbloccare. Si potrà sbloccare in futuro però. Eccoci qua, altra prova. Benissimo, abbiamo superato anche quest'altra prova. Statuetta buff finale. In questo caso molto meglio questo. Non voglio potenziare nulla e andiamo avanti. Introduzione del boss. Secondo me è uno dei più facili presenti all'interno del gioco. Quindi questo è un altro allievo che è stato selezionato. I recognize that uniform. It represents a school for the weak. Questo boss è estremamente facile perché fa tutti attacchi alti, quindi potete schivare tranquillamente. Ovviamente qua ho sbagliato. Dovete avere un buon tempismo ovviamente, perché senza il tempismo non fate nulla. Però una volta schivati gli attacchi basta counterare. E praticamente va giù da solo. Quando potete fate il focus. Come ho fatto a prendermi? Anche in questa seconda fase non è difficilissimo, è solo la parte finale dove diventa un po' più veloce che può darvi qualche difficoltà. A ghost from your past, here to put an end to this sideshow.
You picked the wrong person to haunt. Veramente, questo penso essere il boss più facile di tutto il gioco. Quando arriva praticamente alla fine, ora mi comincia a spammare le spazzate. Vabbè, sconfitto. Quando sta per morire diventa, diciamo, tutto incandescente e inizia ad essere più veloce con gli attacchi, quindi bisogna fare un po' più di attenzione, ma ho una pochezza. Veramente, questo boss penso sia uno dei più facili di tutto il gioco. E detto questo, abbiamo concluso anche il secondo livello. Il prossimo sarà il terzo, che a parte l'ultimo reputo essere quasi il più difficile, soprattutto per il boss. Il boss è un qualcosa di fenomenale, veramente un qualcosa di fenomenale. Ma detto questo, ovviamente lo vedremo la prossima volta. Quindi vi ringrazio per essere stati con me e noi ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye.